Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Grandissimo imprenditore, io l'ho conosciuto direttamente perché anche io ho lavorato in Mondadori. In modo particolare ricordo che quando ero agli inizi proprio della carriera lui mi scrisse una lettera, perché io avevo mandato un libro, quelle cose che si fanno senza mai pensare che qualcuno ti risponda, ed era un libro sulla ultima regina d'Italia, e lui mi scrisse l'importanza di conoscere la storia. Cioè, ebbe un pensiero notevole per un giovane, insomma, che era alle prime armi. Questo è un bel ricordo che ho di lui, ma soprattutto vorrei ritornare un attimo sul fatto, sull'intuizione, secondo me, positiva che ha avuto Berlusconi in pratica di mare. È stato citato anche prima. In modo particolare, secondo me, ebbe l'intuito di pensare a un modo per cui la Russia potesse entrare nella NATO, no? Perché intuiva che quella potrebbe essere una grande contraddizione. Forse quello è stato il suo intuito sul piano internazionale che va ricordato. Poi sul resto, per quanto riguarda la sua, anche con Famiglia Cristiana, ci fu un grosso dibattito acceso. Tuttavia in questo momento sento che bisogna esprimere comunque vicinanza alla famiglia, una figura comunque che nel bene e nel male ha segnato la nostra storia recente, che è comunque da un punto di vista imprenditoriale ha realizzato delle cose notevoli, no? Basti solo pensare a non solo al suo polo televisivo, ma anche, voglio dire, alla logica proprio imprenditoriale che ha messo nelle comunicazioni, nell'editoria, e questo per chi si occupa di comunicazione non può che essere riconosciuto. Rimangono ovviamente i suoi lati più divisivi, il suo modo anche di, a volte, di parlare troppo da manager e poco con quel senso magari della correttezza istituzionale, ma è anche un uomo capace di dire quello che pensava, la sua passione per... Segnalo anche la sua vicinanza nell'ultimo tempo, detto anche da persone a lui vicino, come Galliani, eccetera, una sorta anche di avvicinamento alla dimensione spirituale, questo nell'ultimo tratto della sua vita. Certo, abbiamo visto intanto tutti i media internazionali, la notizia sta facendo, come ovvio, il giro del mondo.